Ok. Fondazione Golinelli, Marco Papa, ambasciatore di Benevento, di Altana, insieme a Tiziana Di Tore, mia moglie. E oggi 24 gennaio, Fondazione Golinelli, ripeto, qui riuniti in plenaria degli ambasciatori con parecchi uditori. Per condividere un po' il senso di quello che è il percorso lungo questo cammino che stiamo facendo da tanto tempo insieme, parole chiave, tempo, sostenibilità. Abbiamo portato un'installazione da un lavoro che stiamo portando giù a Salerno, a Teggiano precisamente, per condividerlo con gli altri ambasciatori, per appunto percorrere assieme questo cammino e fare in modo che le distanze siano abbattute dalle esperienze, dalla condivisione delle esperienze reciproche. Oggi c'è un incontro su questi temi, sul tempo, sulla sostenibilità, quindi c'è anche un modo per correggersi sul proprio cammino, aggiungendo dalle esperienze altrui tutto ciò che può contribuire a rendere migliore il nostro modo di camminare, a perfezionare quella linea, quel modo di interpretare appunto il nostro ruolo come ambasciatori, dare delle parole chiave, delle intese chiave alle nostre ambasciate, fare in modo che appunto non si perda l'obiettivo e il modo, ripeto ancora l'ennesima volta, il modo migliori e qualifichi sicuramente l'approccio alle diverse urgenze. Ci siamo mossi ci muoviamo e ci siamo mossi verso i 17 punti dell'Agenda del 2030. Oggi siamo per portare il nostro esempio, condividerlo con coloro che ancora non hanno le chiavi, i metodi, quindi attraverso la nostra esperienza promulgare quello che è il senso di quello che andiamo a fare, portarlo avanti, farlo evolvere e appunto condividerlo con gli altri.